Benvenuto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo una novità, il nuovo Acer Glow, uno di quei telefoni che rilancia nel mondo, degli smartphone Android anche il marchio Acer. Il Glow, è un telefono che si colloca nella fascia medio-medio-bassa del mercato, ma a mio modo di vedere, si presenta al mercato con delle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti. Vediamolo un attimo. Il design richiama quello di alcuni Acer già visti negli anni passati, con queste forme un po' tondeggianti nella parte alta e nella parte bassa. Direi che è anche piuttosto gradevole. Il Glow è un telefono piuttosto piccolo e leggero. Abbiamo a che fare con un peso di 125 grammi. Le dimensioni complessive sono 117 mm d'altezza, 58,5 di larghezza e lo spessore è ridotto in soli 11,1 mm. A mio giudizio anche piuttosto buoni i materiali di costruzione del telefono. Abbiamo questa parte frontale completamente con la parte in vetro del display. Abbiamo queste cornicette diciamo cromate nella parte alta e nella parte bassa. Il posteriore invece è un materiale gommato molto bello, a me piace tantissimo questo materiale. Parte frontale, dicevo, un display da 3,7 pollici, quindi delle dimensioni né piccole né eccessivamente grandi. Il telefono si governa senza problemi con una mano. Risoluzione del display 800x480 punti, quindi abbiamo a che fare con un wide VGA, direi un display che si colloca nella media dei display di questa fascia di prodotti. Parte bassa con quattro tasti a sfioramento, ritroviamo il tasto di ricerca e il tasto di menu contestuale. Nonostante l'Acer Glow monti di serie la release 4.04 di Android, ritroviamo ancora i quattro tasti che negli ultimi telefoni che abbiamo visto erano diventati tre. Abbiamo il tasto Home che, se premuto lungamente, attiva anche il multitasking e la possibilità di chiudere anche le applicazioni che stanno girando in background. Tasto di ricerca, come dicevo, tasto di ritorno e il menu contestuale che ci permette di personalizzare sfondi, le applicazioni, vedere le impostazioni del sistema. Una cosa interessante, chiedo scusa, finisco un attimo, nella parte alta abbiamo una classica capsula auricolare, sensori di luminosità e di prossimità annegati sotto il vetro. Nella parte destra abbiamo il tasto per il controllo del volume, un piccolo incavo per sganciare il cover posteriore, presa micro USB e microfono nella parte bassa. Nella parte destra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento del telefono e di attivazione dello standby. Nella parte superiore jack per le cuffie. Parte posteriore con fotocamera da 5 megapixel dotata di autofocus e di flash LED, fotocamera che permette anche di girare dei video in qualità VGA. Abbiamo anche poi l'altoparlante di sistema. Dico che la fotocamera funziona in maniera assolutamente accettabile per questa fascia di prodotti. Le foto non sono niente male, il flash gli dà una mano ad illuminare in ambienti un po' scuri. Dicevo, le caratteristiche del telefono sono quelle hardware. Abbiamo un processore Qualcomm da 1 GHz con 512 MB di memoria RAM. La memoria fisica è di 1 GB, ne abbiamo a disposizione circa 400-450, quindi anche in questa fascia di prezzo direi che siamo nella media anche da questo punto di vista. La memoria è espandibile tramite la scheda micro SD che potremo inserire nel vano posteriore nel quale troveremo anche una batteria da 1300 mAh. Dicevo prima, il Glow monta nativamente la distribuzione 4.04 di Android. Fatto interessante è che praticamente la distribuzione che abbiamo su questo terminale è una versione praticamente basica, cioè non c'è un intervento, almeno direi visibile, da parte di Acer per quanto riguarda l'interfaccia. Tutta la grafica è sostanzialmente la grafica nativa
del 4.0, a disposizione dei programmi, e anche i programmi stessi che troviamo sono praticamente quelli nativi di Google. Non c'è, mi pare, più o meno niente di aggiunto, forse qualche dettaglio, ma praticamente i programmi installati sono quelli nativi di Android. Possiamo naturalmente personalizzare con widget e collegamenti. Abbiamo qui il tastino per l'accesso rapido al Google Play per scaricare tutti i software che vorremmo utilizzare. Naturalmente l'interfaccia è al solito personalizzabile, perché potremmo rimuovere semplicemente trascinando sia i widget che i collegamenti. Parte telefonica, anche qui abbiamo a che fare con la consueta interfaccia di Android in versione 4.0. Abbiamo l'elenco delle chiamate fatte, ricevute e perse, e la lista dei contatti da richiamare. Andiamo a vedere anche un attimo il browser. Adesso si sta caricando la nostra pagina, siamo sotto copertura di rete. Il browser, come in altre situazioni, direi che presenta un funzionamento che sta diventando, a mio giudizio, veramente impeccabile. Il browser funziona bene, le incertezze sono veramente ridottissime, come in questo momento è più che altro colpa della rete, che ogni tanto può avere qualche appuntamento a caricare la pagina, ma direi che non c'è nessun difetto macroscopico nella navigazione, che a mio giudizio resta sempre davvero, davvero molto, molto godibile. Anche questo Acer Glow non sfugge a queste mie sensazioni. Come si può vedere, le pagine vengono caricate in maniera pressoché istantanea, quindi direi che va benone. Il browser riesce a far girare il flash player, possiamo vedere appunto comparire tutte le animazioni del flash. Vedendo qualche altra particolarità, vediamo se c'è qualcos'altro che si può aggiungere. Come dicevo, abbiamo client consueti già preinstallati, qualche programmino, quindi direi che non c'è niente di particolarissimo da dover aggiungere. Ecco, visto che mi si è casualmente aperta anche la tastiera, dico che la tastiera mi è piaciuta, nonostante le dimensioni del display, come dicevo prima, non siano più così esagerate. Oggi un 3 pollici 7 è un terminale di fascia media come dimensioni, visto che abbiamo già abbondantemente superato i 5 pollici. Devo dire che comunque si riesce a scrivere senza grossi problemi. È già nativamente preimpostato il feed a vibrazione a ogni pressione di tasto, che trovo una cosa sempre molto comoda. Comunque si scrive, direi, abbastanza velocemente. A me è piaciuto anche da questo punto di vista. Diciamo che anche la parte telefonica, di cui prima abbiamo guardato la grafica, è assolutamente valida. Direi anche qui valori nella media, sia per quanto riguarda la qualità della ricetrasmissione del segnale. Mi è piaciuto particolarmente la qualità della capsula auricolare, che mi sembra piuttosto calda. Mi è piaciuta particolarmente anche in questo caso. Bene, io direi che ci si può fermare qui per questa presentazione del Acer Glow, un prodotto che si può trovare a 249 euro. Poi si potrà trovare un po' più o un po' meno, ma il prezzo listino è 249 euro, un prezzo che mi sembra, direi, tutto sommato centrato, considerando che ha delle caratteristiche ancora piuttosto attuali per quanto riguarda l'hardware. Bene, un saluto da Ivan di PacoDigit, e un ringraziamento consueto a Stockhouse, che ci ha messo a disposizione il terminale della prova. Alla prossima!